Esatto, con il numero 6, quando chi si richiede, con il numero 7, Ricciardo la tiene, con il numero 8, Zumbi quando, con il numero 11, Marco Andrea, con il numero 15, Vinci Gianluca, con il numero 16, Martello Lorenzo, con il numero 22, Soto Preso, con il numero 23, Luca Massimo, con il numero 24, Tutti Deliberto, con il numero 25, Polici Marco, con il numero 28, Vinci Stavi, con il numero 59, Morena Lara, con il numero 67, Gianni Riccardo, con il numero 99, Vinci Mattia, Teatore Giulio Rosa. Con il numero 3, Renzi Andrea, con il numero 5, Paccano Bertino, con il numero 7, Renzo Piero, con il numero 8, Marino, con il numero 12, Martina Matteo, con il numero 13, Marco Roberto, con il numero 17, Gina Marco, con il numero 19, Giovanni Gabriele, con il numero 20, Natalia Andrea, con il numero 22, Salati Simone, con il numero 29, con il numero 30 Tommaso Stefano, con il numero 31 Boivano Massimo, con il numero 40 Polinari Lucia, con il numero 91 Poli Giacomo, con il numero 99 Federica, con la porta Lucio Luca, altri Piero e Valenza. Ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. Alle Palabursi di Rubiera si affrontano l'Albatro Siracusa e i Vikings Rubiera. Una sfida tra squadre attualmente in zona play-out. Siracusa 15 punti, uno in meno del Fondi, che per ora sarebbe salvo. Rubiera 11 punti. Queste due squadre tra l'altro dovranno anche recuperare la partita dell'andata, quella delle polemiche per il campo impraticabile con il giudice sportivo della federazione che aveva addirittura escluso Rubiera, che non aveva portato a termine quella partita proprio per la pericolosità dell'impianto di gioco siciliano. E aveva esclusa dal campionato di Serie A, poi la Corte d'Appello aveva mitigato riammettendo la squadra ma con una penalizzazione al massimo campionato, e infine il collegio di garanzia del CONI ha completamente dichiarato illegittima tutto quello che era stato la sentenza della giustizia sportiva della federazione, di fatto annichilendo tutto il giudizio del giudice sportivo, che è stato letteralmente dal punto di vista della decisione distrutto dal collegio di garanzia del CONI. Palla persa da Siracusa in questo primo attacco, quindi di fatto cancellato anche lo 5-0 a tavolino che dava due punti in più a Siracusa. E adesso queste due squadre quindi giocano, Rubiera con l'ultimissima speranza mentre c'è il tiro di
Nagavauseini, la risposta del portiere Martelli, mentre è terminato a terra Cavina, una piccola distorsione alla caviglia per Cavina, è ripartito il gioco anche se Cavina è claudicante. In attacco dunque Couto, la conclusione fermato Couto. Due minuti a Pereira per avere preso per il collo l'avversario dopo 91 secondi di gioco. Subito un due minuti per Rubiera, che quindi dovrà per 120 secondi difendere con un uomo in meno e attaccare, credo, in extra player. Vedremo quale sarà la soluzione. Rubiera che sta attraversando un deciso momento di grande, grandissima difficoltà. Bobicic, la finta, la conclusione, la rete da parte di Bobicic per l'1-0 della formazione siciliana. Dicevamo, Rubiera attraversa un momento decisamente difficile, 4 sconfitte consecutive, soprattutto le ultime due decisamente nette, in scontri che avrebbero invece dovuto offrire a Rubiera la possibilità di tornare completamente in lizza per la salvezza immediata, cosa che adesso sembra onestamente di difficile realizzazione. Nel frattempo la palla per Nagavauseini, Nagavauseini perde il pallone, però malamente Rubiera va in contropiede, va in gol. Gorela per il 2-0 iniziale per la squadra ospite. Squadra ospite che va a corrente alternata tra alti e bassi, ma sicuramente ha mostrato più continuità di questa Rubiera, che ha avuto degli alti imprevedibili, vedi la vittoria sul Conversano, e poi dei bassi imbarazzanti, vedi appunto la doppia sconfitta contro il Campus Italia. Squadra di grande carattere, ci mancherebbe altro, di grande voglia, ma pur sempre squadra che ha vinto solo 2 partite in campionato, guarda caso in modo netto entrambe contro Rubiera. Il gol di Nagavauseini per aprire anche il referto sulle reti di Rubiera quando sta per scadere l'inferiorità numerica, che scade ora, mentre Bobicic rischia i passi, secondo me li ha anche fatti, gli arbitri non intervengono, sono Riello e Panetta, resta in attacco Siracusa, è terminata l'inferiorità numerica di Rubiera, il taglio di Vinci che va a portarsi a doppio pivot, Bobicic, Zungri, poi la conclusione, il palo colpito dal numero 22 Souto Cuero, e l'attacco di Rubiera con la palla per all'ala per Benci, la conclusione, la parata di Martelli su Benci. Rimaniamo fermi sul 2-1 per la formazione di Siracusa. Taglio tentato ma solo accennato da Gorela, poi la palla arriva a Bobicic, Bobicic ancora, Bobicic sempre centralmente, Zungri per Cueto che va alla conclusione, la parata di Voljuvac. C'è l'invasione d'area da parte del difensore di Rubiera nel tentativo di recuperare il pallone, quindi rimane in attacco Siracusa, Zungri, Bobicic. Souto Cuero perde la palla malamente, e recupero da parte di Rubiera in attacco con Pereira per Nagavauseini, Nagavauseini per Pereira, la conclusione di Pereira, c'entra in pieno il palo, la palla non viene però salvata da Rubiera, può partire in contropiede allora e va in conclusione in gol Gorela, con una squadra rubierese che dopo aver perso la palla però non rientra colpevolmente. A 1 dunque dopo 5 minuti e 40 secondi per l'Albatro.
Di Benedetto per Pereira. Pereira Di Benedetto, la conclusione in rete di Di Benedetto all'incrocio dei pali, secondo gol per Rubiera. Zangri dall'altra parte, subito la palla al pivot, perso e va in gol Glicic. ...4-2 il punteggio. ...4-2 per l'Albatro in questo avvio di partita. Benci, Pereira, Pereira prova di forza, viene fermato dalla difesa di Souto Cueto. Si riprende dunque ai 9 metri. Di Benedetto, palla persa ancora malamente da Rubiera, altro contropiede con Di Benedetto che va a commettere il fallo sul giocatore avversario. Finalmente una dimostrazione di volontà da parte dei giocatori di Rubiera che non mollano, e in questo caso bravo Di Benedetto che ha impedito al giocatore Bobicic di prendersi una facile conclusione. Resta comunque in attacco l'Albatro con Zungri. Zungri, Souto Cueto, il taglio di Vinci solo accennato, Souto Cueto ancora, Zungri, il tiro di Zungri, la parata di Vogliuvac. Torna in attacco dunque Rubiera con Nagava Osseini, la palla per Pereira, Di Benedetto, Nagava Osseini, va dentro, la conclusione, la rete del mancino ucraino, secondo gol per lui. Torna meno uno Rubiera. Si riporta meno uno Rubiera. Siracusa torna in attacco sempre contro la difesa 6-0 della formazione rubierese, sempre Zangri centrale, Bobicic e Souto Cueto terzino, palla proprio per Zangri all'ala, Vinci, la conclusione, la rete da parte di Vinci, 5-3. Si è preso un tiro non semplicissimo Vinci, ma è stato molto lucido e attento nella conclusione. Pereira, la palla al pivot, la rete da parte di Cavina. Sempre meno uno Rubiera. Zangri. Zungri, anzi, in palleggio Gorela per Souto Cueto, Bobicic, sempre difesa 6-0 piatta quella di Rubiera. Zungri per Bobicic, per Souto Cueto, prova la penetrazione, perso completamente dalla difesa, va via ancora in gol Souto Cueto, prova la rimessa veloce Rubiera con la palla per Pereira. Probabilmente un quasi passi di Rubiera, infatti hanno protestato i giocatori di Siracusa. ...6-4 per l'Albatro. Bartoli, Nagava Osseini, Pereira che va dentro di forza, c'è il fallo su Pereira. Al momento del tiro lo commette Glicic e quindi ci sarà un 9 metri per la formazione rubierese. Dall'Aglio pronta a rimettere in gioco il pallone, a far riprendere dunque la circolazione di palla. Nagava Osseini per Di Benedetto, Di Benedetto il tiro in controtempo di Di Benedetto, beffa Martelli e l'angolino. Torna meno uno Rubiera, 5 i padroni di casa, 6 la squadra ospite. Bobicic in mezzo, Zungri a terzino sinistro in questo attacco, esce Glicic,
palla per Zungri, Zungri per Bobicic, Bobicic fermato da Nagavauseni, 9 metri. Sotto quieto la palla per Bobicic, Bobicic, il tiro alto di Bobicic. Riparte dunque Rubiera dopo questa palla recuperata con la palla all'ala per Benci che va in gol. Il veterano di Rubiera trova la rete del pareggio sul 6-6. Undici minuti e venti secondi giocati nel primo tempo. Zungri per Bobicic, sotto quieto ancora Zungri, Bobicic si alza dai 9 metri, non va il tiro, sfondo di Bobicic, sfondo di Bobicic, palla recuperata da Rubiera, palla recuperata da Rubiera, serie di cambi nella formazione rubierese. Entrato Leari, entrato anche Pagano, quindi cambiato i terzini. Rubiera, Pagano, la palla per Oleari, Oleari ancora Pagano per Di Benedetto, Di Benedetto sfonda Di Benedetto, palla persa. Palla persa dalla formazione rubierese. Zungri, Souto Quieto che si è spostato al ruolo di terzino sinistro, chiedono il passivo i giocatori rubieresi, va il tiro Souto Quieto, la parata, c'è un altro 2 minuti però, sì, 2 minuti a Cavina. Sei a sei il punteggio. Altro 2 minuti per Rubiera. Si può ripartire a giocare. Gorela, Zungri, Couto va all'ala ma non c'è spazio per Vinci, ancora Couto per Zungri, Couto va da Gorela, Gorela si ferma, ancora Zungri, Couto va da Zungri, va al tiro, Zungri va in gol, sotto passivo doveva tirare, ha trovato la rete il numero 8. Ed ora extra player per Rubiera sulle 7-6 Albatro, 14° minuto di gioco del primo tempo. Oleari per Di Benedetto, la palla per Pagano, sale Benci per Oleari, Oleari per Di Benedetto, Di Benedetto per Pagano, Pagano vince il contrasto, poi sbaglia il passaggio al pivot, palla persa da Rubiera, cominciamo con le palle perse, dall'altra parte il gol di Siracusa che torna ad avere 2 lunghezze di vantaggio con la rete di Ganz. Otta 6 il punteggio per l'Albatro Siracusa. Di Benedetto per Benci, per Oleari, Benci, Di Benedetto, Oleari, Oleari resiste al contatto, non è valido però il gol perché è stato commesso fallo in precedenza su Oleari,
attacco di Benedetto, la palla per Pagano, Pagano, palla persa, ma c'è fallo su Pagano. Pagano, Pagano, c'è il fallo su Pagano. Pagano va in conclusione, va in gol, questa volta Pagano per il meno uno di Rubiera. Zungri per Vinci, 8-7 il punteggio, 16° minuto di gioco del primo tempo. Attacco di Zungri, palla per Gorela, sotto quieto Gorela per Zungri, ancora Gorela, Zungri si butta dentro, va in gol Zungri. Nuovo doppio vantaggio per Siracusa. Pagano, palla che arriva ad Oleari, Oleari la conclusione fuori, non fischiano gli arbitri, palla persa. Palla persa da Rubiera, 17° 9-7 per Siracusa. Gorela, Zungri, ancora Gorela per Couto Sueto, la palla che va, non va da nessuno perché è bravissimo Couto Sueto ad andare in gol. 10-7 Albatro. Di Benedetto, la palla per Oleari, Oleari fermato, 2 minuti, è giusto perché è esattamente i 2 minuti dati in precedenza a Pereira, presa per il collo, anche in questo caso protesta Jung, ma non è che puoi aver ragione su un fronte e torto sull'altro, i 2 minuti ci stanno tutti, per come è stata interpretata fin dall'inizio questo tipo di intervento dalla coppia arbitrale. Entrato Strada nella formazione rubierese, la palla persa ancora da Rubiera. Vediamo un po', 10-7 Albatro e Rubiera che sembra già andata nel suo mood negativo anche stasera. Vediamo se riesce questa volta a reagire. Troppi cambi, mi sembra troppa confusione nella squadra rubiarese. Alla fine non c'è, anche qua si libera la difesa e c'è il gol. Io non capisco onestamente, continuo a non capire tutta questa confusione nella gestione rubiarese. Vabbè, quasi come se sia obbligatorio far giocare tutti. Attacco adesso con Di Benedetto che salva questo pallone sull'11-7 Rubiera. Oleari lentissimo, arriva però a dare la palla al pivot, questa volta l'entrare lento è stato utile perché in due hanno chiuso su di lui e c'è stato il passaggio a Strada. Rubiera che arriva a meno 3. Thank you.
Gorela per Zungri Bobicic, Ganz, Gorela per Bobicic, Bobicic fermato da Pagano. Ventesimo minuto del primo tempo, Bobicic, sempre Bobicic, palla per Gorela, il sottomano di Gorela parato da Voljuvac, riparte Rubiera con Oleari, Di Benedetto, Di Benedetto, la palla per Pagano, Pagano per Oleari, è comunque rientrata molto bene in difesa Siracusa, fuori Oleari, dentro di nuovo Pereira. Time out chiesto da Rubiera, minuto di sospensione chiesto da Rubiera quando ormai siamo al 21esimo minuto, punteggio 11 Albatro 8 Vikings. Rubiera, 20 minuti e 55 secondi giocati. Fino ad ora Albatro che ha sempre tenuto il vantaggio nel punteggio, Rubiera che è sempre apparsa in affanno. Detto questo, partita che resta apertissima. Quello che stupisce di Rubiera è che abbia perso completamente la capacità di alzare il ritmo, di cambiare proprio l'inerzia della partita, tende ad essere molto lineare purtroppo verso il basso, la formazione rubiarese non ha neanche quegli sprazzi di intensità che servono all'interno di una partita anche per provare a dare una spallata all'avversario. Questa è la sensazione anche di adesso, anche se ribadisco è ancora sicuramente una partita tutta aperta. Si ricomincia a giocare. Con Pagano, Bartoli, Pereira, Di Benedetto. Di Benedetto all'ala, Bartoli non ha spazio però per entrare. Di Benedetto per Pereira, palla persa ancora da Rubiera, malamente, contropiede, gol di Bobicic. Di Benedetto va dentro, va al tiro fermato, due minuti e tiro di rigore per Rubiera. Due minuti combinati a Bobicic, no a Murga scusate. Pagano dai 7 metri. Va in gol. Dodici a nove il punteggio. Sotto di 3 Rubiera con l'uomo in più, vediamo come difenderà su questo attacco di Zungri. La palla al pivot, poi all'ala, Vinci non ha spazio, non è segnalato ancora passivo, c'è il fallo di Pereira, 9 metri, non è ancora gioco passivo, Gorela. Gorela rischia questo passaggio, poi la palla fuori, andrà Coutusueto, va al tiro, rigore, ma non difende Rubiera, cioè sull'uno contro uno è imbarazzante, non c'è verso di difendere anche in questo caso. Buona intensità, poi quando Coutusueto ha puntato è andato via con troppa facilità. Nel frattempo direi che Rubiera si dimentica in panchina Nagava Osseini,
Coutu-Sueto a conclusione la rete del 13-9. Ancora più 4 per un Albatro Siracusa assolutamente meritevole del vantaggio. Palla per Pereira, la conclusione, la rete di Pereira. ...13-10 il punteggio. In attacco sempre con l'extra player Siracusa. Zuniga, la palla per il nuovo entrato Bianchi. Coutu-Sueto subisce il fallo, si riprende dai 9 metri. Zungri, Coutu-Sueto, la palla arriva a nessuno, palla persa, no, c'è il fallo su Murga e quindi 9 metri. Time out chiesto da Siracusa. 24 minuti e 20 secondi giocati nel primo tempo, 13 Albatro, 10 Rubiera. Parla sopra Rodolfo Jung con la sua squadra in questo momento. Tra l'altro dovrebbe essere terminata l'esclusione, sì, così è, l'esclusione è terminata, quindi parità numerica sul campo. Non avevo guardato, perlomeno mi è sfuggito se fosse stato segnalato il gioco passivo a Siracusa prima del time out oppure no. Direi di no, non mi sembra. Quindi si riparte a giocare. Zungri per Coutu-Sueto, ancora Zungri all'ala, poi al volo non riesce l'iniziativa al volo di Siracusa. È rientrato Nagava Hosseini, Pereira proprio per il giocatore ucraino che va al tiro ma sbaglia però il tiro. Ha cercato di piazzare il pallone ma non ha preso la porta e quindi errore. 5 minuti alla fine del primo tempo, peccato perché Rubiera non riesce neanche ad approfittare delle occasioni che gli crea Siracusa quando sbaglia, e allora dopo poi Siracusa due volte di fila non sbaglia e Zungri va in gol. Adesso c'è Bonassi centrale nella formazione rubierese sotto di 4. Esce Strada, la palla per Nagava Hosseini, Bonassi gioca per Pereira, poi la palla persa perché andava tenuta con calma visto che l'avevi recuperata e non buttata via così. Altra palla persa. Bisogna, vediamo un po'. Ah, deve allacciarsi la scarpa un giocatore, ha chiesto il tempo. 14-11, 14-10, scusate, Siracusa su Rubiera.
Zungri, la palla che arriva a conclusione fuori di rigore, ma c'è il tiro di rigore per Siracusa. Dai 7 metri sotto Quieto. Il tiro e la rete del numero 22 per il più 5, assolutamente meritato, di Siracusa, ed escono, cominciano a sentirsi i fischi anche del Palasport per la prestazione di Rubiera, ancora sottotono. Pereira al tiro, la parata. Bravo Martelli sulla conclusione di Pereira. Sotto Quieto. Nove metri. Palla per Zangri, esce Strada, chiude in difesa. Zungri ancora, va via uno contro uno e va in gol. Troppo facile, bisognerebbe avere il coraggio anche di cambiare Cavina in difesa, perché non ne sta azzeccando mezza per Rubiera. Che visto che vengono cambiati tutti, cambiamo anche quelli che non vanno, perché sennò. Pagano, la palla persa ancora, contropiede, e va in contropiede, va in gol ancora Siracusa. Io non capisco quale sia la gestione di questa squadra, perché io vedo che giocano tutti, ma non c'è una logica in tutti i cambi, in tutte le soluzioni. Continuiamo a perdere palloni e continuiamo a fare una magrissima figura. Continuiamo così, perché non c'è reazione dalla panchina, e andrà bene così. Ormai è una serie di partite che si vedono queste cose qua, queste facce qua, e la totale assenza di energia anche da parte della panchina per Rubiera. Va dentro Pagano, va in gol. Ma ormai l'arbitro è scappato. Tutti questi cambi hanno solo fatto confusione. Eravamo 6-6, poi è iniziata la girandola dei cambi. Dal 6-6 siamo andati al 17-10 con un parziale di 11-4. Ormai arriva la fine del primo tempo, che è una benedizione per Rubiera. La palla persa la recupera Pagano, ma Rubiera è lenta, Pagano perde la palla. Roba da matti, gol di Vinci, e continuiamo a far giocare gente che perde palloni. Finisce qua, primo tempo 18-11, bravissimo Albatro, e Rubiera inguardabile da parte di tutti.
Siamo pronti per il secondo tempo qui di Vikings Rubiera Albatros Siracusa, partita che è durata di fatto 10 minuti sul 6-6, poi dopo Rubiera si è persa in tutto e per tutto, zero lucidità e errori banali, e l'Albatro ha fatto la sua partita molto lineare, prendendosi a ragione tutto quello che Rubiera ha concesso. Decisamente tanto, perché gli errori di Rubiera sono stati tantissimi, purtroppo anche l'intensità messa in campo, c'è stata un po' più di voglia di quello che abbiamo visto contro il campus, ma tanti errori. Qui c'è il tiro fuori di Benedetto, una squadra incredibile come nelle ultime due settimane questa squadra qui si sia completamente persa improvvisamente, e tutti siano andati all'interno di un tunnel da cui non si vede proprio l'uscita. L'attacco di Siracusa con Gorela per Zungri ancora, Gorela su Etokouto, va dentro, va alla conclusione, c'è il fallo su di lui. Va al tiro Couto, Sueto Couto prende la traversa, recupera Gorela. Sette metri. Sette metri, direi difesi in area. Questa è l'interpretazione, perché ha colto un po' tutti di sorpresa, gli stessi giocatori anche del Siracusa. La parata di Voljovac, ma recupera il numero 22 Soutoqueto, che va a realizzare sul suo errore. Rubiera si prepara ad andare incontro all'ennesima imbarcata di questa fase di stagione. Oleari per Di Benedetto. Di Benedetto Oleari per Di Benedetto. Di Benedetto va al tiro ma va fuori, la conclusione di Di Benedetto. Zuniga. Che poi in realtà è Zungri, ovviamente. Gorela, bravo, andare via in uno contro uno, poi viene fermato da Oleari. Un po' di energia, se non altro, da parte di Oleari. Gorela, ancora Soutoqueto, taglia Ganz. Gorela, Soutoqueto, palla persa. La palla viene data ancora a Siracusa. Viene segnalato adesso il passivo. Soutoqueto, Zungri. La palla Gorela che cambia il gioco, la recupera Benci. Siamo però troppo lenti nell'attaccare, Oleari prova ad andare via. Ma perché questo fischio?
Oleari per strada. Di Benedetto. Nagava Hosseini viene fermato. Di Benedetto per Oleari, va al tiro e va in gol Oleari, buttando dentro la porta anche Martelli con questa cannonata. ...12-19... L'attacco di Siracusa con la palla per Calvo che torna indietro. Qui la palla centralmente. 2 minuti ancora il giocatore di Rubiera. E quindi inferiorità numerica, non c'è più gioco passivo. Zungri rischia, gli arbitri non fischiano, la palla arriva bene all'ala con la conclusione e la rete di Ganz. 20-12. Sei minuti giocati nella ripresa, più 8 Siracusa. Attacco di Rubiera con Oleari, palla persa, c'è però fallo. Nagava Hosseini ancora per Pereira va dentro e va in gol. ...20-13 per Siracusa al 7° minuto della ripresa. Palla per Soutoquieto, poi va dentro, va a sbagliare però Zungri. Rubiera recupera il pallone. Terminata l'esclusione di Rubiera. Bartoli per Oleari va via bene, va in gol. Secondo gol di Oleari, 14° totale di Rubiera contro i 20 dell'Albatro. Calvo, Zungri, Souto, Calvo ancora molto lento il gioco dell'Albatro, Zungri la palla quasi persa, questo dovrebbe essere passivo ma non viene sanzionato. Couto per Zungri. Si
si riparte con sotto mano il gol Coutosueto. 21esimo gol di Siracusa, conclusione la parata di Martelli su Pereira. Sembra già finito il momento un po' di tentativo di reazione di Rubiera, chiamiamolo tentativo perché non si può chiamare reazione. È rientrato Bobicic come terzino sinistro. Calvo va via uno contro uno, va in gol. Oleari fermato, 22-14. Di Benedetto Oleari, il tiro murato di Oleari. Bobicic va in gol. Oleari uno contro uno, va in tiro, viene steso, niente, non sono due minuti neanche questi. Time out chiesto da Galluccio. Senza parole l'ennesima prestazione di Rubiera, che a vederla così onestamente ci viene da dire è l'unica candidata alla retrocessione, perché è una squadra che senza capo né coda. Per quello che abbiamo visto nelle ultime partite non ci sono dubbi al riguardo. Difficile pensare che questa squadra possa anche difendere il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei play-out, per come sta giocando ora. Il Carpi, visto mercoledì scorso, è spanne sopra questa squadra, soprattutto dal punto di vista dello spirito. Si riprende a giocare sul 23-14. Nagava Hossein il palo, c'è il tiro di rigore e due minuti. Zungri due minuti e tiro di rigore. Secondo me non era tiro di rigore, che ha tirato dai 9 metri, comunque vabbè. Pagano dai 7 metri. La rete di Pagano. Ventitré a quindici. Calvo centrale adesso con Murga
terzino destro, Bobicic, Murga, ancora Bobicic, non trova il tiro, viene fermato, ci sarà un 9 metri. Rischio di palla persa, Bobicic fermato. Bobicic, Calvo che va dentro dall'A, la tira fuori. 9 metri. Bobicic va al tiro, palo, palla che termina fuori. Rubiera torna all'attacco con Di Benedetto centrale, Oleari terzino, è rientrato un pivot nel ruolo di pivot dall'aglio. Di Benedetto, Oleari, Oleari all'ala per Bartoli, va in gol Bartoli. Questa è la prima azione con la palla data all'ala in tutta la partita contro la difesa schierata da parte di Rubiera. La prima azione in tutta la partita, ormai siamo a metà del secondo tempo. Murga per Calvo, Calvo ancora Murga, Murga va via facilmente, tiro di rigore, ma va via troppo facilmente Murga, che non ha una grandissima mobilità, però troppo facilmente contro una difesa di Rubiera ferma, completamente ferma. Bobicic dai 7 metri, il tiro alla rete per il 24-16. Di Benedetto, Nagava Hosseini, Di Benedetto dall'aglio, Oleari, Di Benedetto va via uno contro uno, va in gol. Zungri è entrato, è rientrato, Calvo per Ganz, Calvo Zungri, Zungri uno contro uno, la parata di Voljuva, ma anche in questo caso era andato via troppo facilmente all'avversario. Di Benedetto la palla al pivot, la conclusione fuori, non fischiano niente gli arbitri. Due minuti dall'aglio in panchina che continuava a protestare per il rigore che a me sembrava abbastanza netto, non dato in precedenza. Quindi inferiorità numerica per Rubiera. Bobicic va al tiro, la parata di Voljuva, la palla è per... Ma no, ma è per Rubiera la palla, l'ha toccata Ganz di piede. Ma l'ha toccata Ganz di piede, l'ha proprio calciata via al 77. Era anche facile da vedere anche questa decisione, che ribadiamo una cosa, cioè, l'arbitro Siracusa vince strameritatamente, fa sorridere che però non ne fischino una Rubiera, va in gol Ganz, ma è veramente imbarazzante il fatto che fischino tutto contro Rubiera senza nessun motivo, perché tanto Rubiera questa partita
la perdeva decisamente senza se, senza ma, in ogni modo, ma l'attacco di Rubiera con l'extra player Di Benedetto, palla persa, ma c'è fallo su Di Benedetto. Di Benedetto, il tiro murato, c'è fallo su Di Benedetto. Oleari, Di Benedetto, Nagava Hosseini, il tiro, il palo, il gol di Nagava Hosseini. Questo sarebbe passivo, gli arbitri fanno finta di niente. Attacco di Bobičić per Zungri. Bobičić, Zungri, uno contro uno, fermato da Oleari. Ancora Zungri. Rimessa in gioco dai 9 metri. Palla per Calvo, Zungri, Calvo, Calvo per Ganz, Ganz per Zungri, Zungri, palla persa, recuperata da Rubiera. Torna in attacco, prova ad accelerare Di Benedetto per Oleari, Di Benedetto, Nagava Hosseini all'ala per Benci. Niente da fare, bisogna ricostruire contro la difesa schierata a 12 minuti dalla fine. Troppo tempo per far ripartire l'azione. Nagava Hosseini, il tiro alto, gli scappa proprio il pallone. Attacco di Bobičić, Siracusa gioca con molta calma, cioè, ha tirato dopo tra l'altro il giocatore, ma gli arbitri fanno finta di niente anche stavolta. Sarebbero stati 2 minuti per il giocatore del Siracusa. Boni, palla persa, da Rubiera, tutte palle perse gratuite proprio, da Rubiera. Gorela, Gorela va al tiro in doppio appoggio, va in gol. Sempre più 8. Altro time out chiesto da Rubiera.
10 minuti dalla fine. Partita segnata nel primo tempo, nel quarto d'ora della seconda parte del primo tempo, è vissuta in tranquillità da Siracusa in questa ripresa, perché i 7 gol di vantaggio alla fine del primo tempo di fatto sono una costante anche in questo secondo tempo, dove Rubiera ha fatto qualcosa di più, non tanto, qualcosa di più l'ha fatto, ma bisogna anche dire che Siracusa ha anche potuto gestire con molta tranquillità questa partita. ...26-18 il punteggio. Si può riprendere a giocare. Pagano per Benci. Pereira. Pereira, la finta, la conclusione, ancora la parata di Martelli. Torna in attacco Siracusa. Zungri sorride e ha ragione, perché oggi hanno giocato una partita di ottimo impatto emotivo. Gorela per Bobicic, perde la palla, la recupera Rubiera ma è lenta nell'andare in contropiede. Benci palla persa. Sempre 26-18 il punteggio, rientra Bianchi, va in panchina Ganz, applaudito dai suoi. Gorela, va al tiro Gorela, la parata di Voljovac. Nagava Hosseini, Pagano, Pereira. Pereira al tiro, il gol di Pereira. Prova difesa individuale, anche Rubiera molto alta, quasi individuale. Zungri gioca con Murga. Bobicic, palla ridata indietro, recuperata da Pagano per Benci, Nagava Hosseini, ancora Benci, va dentro Benci, prende il palo. Ancora Zungri per Bobicic, Bobicic di forza viene fermato, 9 metri. Bobicic, Zungri, uno contro uno, palla al pivot, poi all'ala, no, ma c'è il fallo su Murga e quindi rimessa in gioco dai 9 metri. Ora Zungri che prova uno contro uno, palla per Murga,
che va in gol. ...27-19... Pagano per Nagava Hosseini, fuori ancora per Pagano. Pagano ancora per il mancino ucraino, Pagano, Pereira, Pereira. Nove metri, si ricomincia a giocare. Pereira per Pagano, palla persa. Cinque minuti alla fine della partita. Bobičić. Riprese dai 9 metri, ancora Zungri per Bobičić. Murga libero, Bobičić viene fermato sui 9 metri. Ancora Bobičić, va al tiro, la parata di Voljuvac. Pereira, palla al pivot, la conclusione, l'errore di Strada. Calvo per Murga, Calvo, Zungri, fermato, 9 metri, Calvo, fermato anche lui, altro 9 metri. Conclusione, la rete di Zungri. ...28-19... Entrano anche Ila, Salati e Giovanardi per Rubiera, proprio Giovanardi per Pereira. Pereira, 7 metri. Anche questo dubbio, come 7 metri. Il palo ancora colpito da Rubiera, questa volta da Pagano. 2 minuti e 30 alla fine. Zungri, Gorela, Gorela per Zungri, Zungri, palla fuori, palla al pivot, va in gol Bianchi per il più 10 Siracusa. Giovanardi fermato, 9 metri. Pagano, palla persa.
un minuto alla fine della partita. Palla recuperata da Rubiera. Gol di Boni. Venti a 29, ultimi secondi di questa partita. Palla recuperata da Giovanardi per Boni. Boni per Strada, Strada uno contro uno, va al tiro, prende il rigore. Finisce qua la partita, ci sarà il tiro di rigore. Giovanardi per il tiro dai 7 metri. Per il 29 a 21 finale vince meritatamente l'Albatro di Siracusa e Rubiera continua nella sua crisi senza fine. Even this morning, look outside my door.